Salve a tutti ragazzi, io sono The Keio Kid, bentornati nuovamente qua sul mio canale sulla guida su come ottenere la reliquia perfettamente insana su Crash Bandicoot 4. Continuiamo, siamo adesso nell'ultimo livello della settima isola che si intitola Strada Bloccata. Via! Ci sarà sicuramente. Allora, iniziamo adesso con Dingo Style. Vabbè, in verità è Dingo Dial, però a me piace chiamarlo Dingo Style. Comunque prendiamo tutte le casse e distruggiamo questo muro con la TNT. Questo era un livello veramente lunghissimo e abbastanza complicato da riuscire a completare al 100%. Però piano piano ce la si fa. Distruggiamo le casse a destra, ritorniamo indietro e riprendiamo la TNT per distruggere questo muro fatto di legno. Ok, prendiamo una TNT, distruggiamo la cassa in fondo. Siamo a 45 su 317 casse, ce n'è un'infinità. Ok, distruggiamo anche qua una cassa, sempre con la TNT, e andiamo avanti. Qui adesso vi suggerisco di andare prima a destra, dove ci sono tutte queste TNT. Non fate come sto facendo io, ma salite anche sul tronco e prendete le due casse. E tornate indietro. Io l'ho fatto in questo modo perché, insomma, ero pigro nell'appoggiarmi su quel tronco. Ok, prendiamo tutte le casse ancora. Portiamoci avanti adesso la TNT. Distruggiamo le casse a destra e riprendiamo la TNT per distruggere il muro di legno. E niente, procedimento andato a male perché ho preso praticamente, diciamo, le bolle di melma. Peccato. Vabbè. Comunque ce l'abbiamo fatta adesso. Perfetto. Occhio alla cassa a destra. Bene così. E andiamo avanti. Qui occhio sempre alle balle di melma. Andiamo avanti. Qui prendiamo tutte le casse saltellandoci sopra, una alla volta. E andiamo avanti. Checkpoint. Qui occhio alla bestia. Perfetto. Andiamo avanti. Saltelliamo sulla cassa. E andiamo ancora avanti. Perfetto. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Saliamo. Distruggiamo il bacarozzo. O ci saltate sopra, come ho fatto io. Comunque saliamo ancora più sopra per prendere la TNT e distruggere il muro. E andiamo avanti. 113 casse su 317. Occhio qui alla maledetta pianta. Allora, qui è un po' complesso nel prendere tutte le casse. Comunque, seguite il mio percorso. Sono prima andato qui, su questa piattaforma a sinistra. Ho preso due casse e ho attivato la TNT. E ho proseguito in alto. Qui, dove ci sono queste mele, questi frutti Wumpa, bisogna scendere giù per prendere queste due casse. E noi ritorniamo giù. Seguite, ovviamente, il flusso di melma per atterrare sulla piattaforma. Quindi adesso ritorniamo su, seguiamo nuovamente il flusso di mele, ma senza più scendere giù, ma andiamo sempre avanti. Perfetto, adesso TNT, cassa, TNT. Prendiamo la cassa più avanti e ridistruggiamo le altre casse rimanenti. Perfetto. Saltiamo adesso sulle TNT. Perfetto, distruggiamo tutte le casse. E adesso qui ci ricolleghiamo al livello precedente, ovvero a scatto del dinosauro. Però è ovviamente più complicato, più complesso. Dunque, prendiamo adesso la cassa sopra la TNT. Possiamo prenderla dopo che è esplosa la TNT.
Perfetto. Qui aspettiamo solo la piattaforma che passi per avere il giusto tempismo. Ottimo. Distruggiamo tutte le casse, andiamo avanti, attiviamo le TNT. Perfetto, si è distrutta anche l'ultima. Aspettiamo che si distruggano quelle due e attiviamo il checkpoint. Perfetto, 170 su 316 o 17, non mi ricordo. Eccoci qua al bonus, allo stesso bonus dello scorso quadro, dello scorso livello, ma ovviamente più complicato anche qua. Ok, TNT distrutte. E niente, anche qua ennesima morte involontariamente, però giusto per farvi vedere che anche se si muore nel bonus non succede niente. Non ci conteggia per fortuna la vita persa, perché appunto è un livello bonus a sé, a parte su tutto il quadro. Comunque la mia intenzione era quella di salire qua sopra, ridistruggere la cassa col fuocarello. Guardate qua che puccioso il dinosauro che ci segue con la testa, bellissimo. Ok, andiamo avanti. Prendiamo prima la cassa, distruggiamo la cassa su cui si salta, panciata, e andiamo subito a destra. Restiamo qui sopra, aspettiamo che si distrugga tutto. Adesso dobbiamo salire sopra tutte queste casse di ferro, distruggerle con la panciata. Ok, distruggiamo queste due casse. Distruggiamo tutte quelle con le nitro. Siamo adesso a 212 su 317. Perfetto. Qui attenzione alle casse, ce ne sono ovviamente di più e anche più ostiche. Anche qui lo stesso ragionamento funziona come lo scorso quadro, quindi se doveste sfuggire qualche cassa, nessun problema, ci sarà il T-Rex a distruggerle per voi. Ok, questo era parecchio difficile, quello di riuscire a saltare sulle teste dei dinosauri, che mi sfugge il nome tra l'altro, di questi dinosauri a collo lungo, ahimè. Mi verrà in mente. Comunque distruggiamo tutto. Occhio, perché qui sarà molto più difficile riuscire a prendere queste casse. Cerchiamo di sfruttare le piattaforme e di saltare nel giusto ordine. Ok, adesso possiamo saltare dall'altra parte e andare avanti. Prendiamo tutti i frutti Wumpa, tutte le casse. Abbiamo quasi finito questo livello, che era veramente un parto da riuscire a prendere la gemma perfettamente insana, a causa del fatto che all'inizio c'è Dingo Dial ed è veramente lenta come zona, anzi come sezione. Comunque andiamo tutto avanti, lasciamo perdere qualche cassa volendo. Cercate però di prendere, se riuscite, la cassa, quella in alto soprattutto, ovvero qua, quindi che si trovano da una piattaforma all'altra. Dovrebbe distruggerle sempre il Tyrannosaurus Rex, ma... Perfetto, ultime due casse. E grande, si festeggia così perché era veramente tosto questo. Comunque, gemma per tutte le casse ottenuta e reliquia perfettamente insana ottenuta. Signori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento. Iscrivetevi al mio canale qua su YouTube se non l'avete ancora fatto. E noi come sempre ci vediamo alla prossima. Un salutone a tutti belli. Alla prossima.